Buongiorno a tutti, benvenuti. Al centro dell'incontro di oggi c'è il progetto europeo ENSIE, la rete europea per l'impresa sociale nei territori rurali. Parleremo quindi del ruolo dell'impresa sociale all'interno della legislazione italiana ed europea. Andremo anche a fare un focus sul nuovo testo unico per il terzo settore e andremo anche ad analizzare quelle che sono le opportunità e le barriere per l'incentivazione dell'impresa nell'economia sociale. ENSIE è un progetto che ha visto coinvolti 11 partner provenienti da 10 differenti paesi dell'Unione Europea, tra cui appunto l'Italia, rappresentata dal Comune di Penne e dal Comune di Santa Severina. Abbiamo ospiti con noi anche alcuni dei partner europei che hanno preso parte a questo progetto e a cui adesso lasciamo la possibilità di darci un saluto. Parliamo del coordinatore del Comune di Filakovo in Slovacchia, che vediamo dov'è qui nel tavolo, Comune di Slovacchia. Salve, buongiorno, buongiorno. Hello everybody, we are from Slovakia, from south part of central Slovakia, from small town called Filakovo. The inhabitants are Slovaks and Hungarians, and we have 32% of Roma people in the town with big social problems in the town, and we are the leader partner of this project, and we initiate this project. Thank you for your attention. Grazie, l'applauso ci vuole dalla Slovacchia. Passiamo la parola ad un altro paese partner del progetto che è la Serbia. Serbia, dov'è? Buongiorno. Prego. Hello. Buongiorno a tutti. I'm Milena from Serbia, and we represent a non-governmental organization from southeast part of Serbia, Niš. I'm here with my colleagues, Nenad, Olivera, and Milivoje, and we are happy to be here, and thank you for your invitation. Grazie. Grazie, buongiorno. Passiamo adesso la parola invece alla Croazia, che è lì accanto. Hello to everyone. My name is Robert. I represent town of Labin. I'm here with my colleagues Patricia and Davor. We are the department for EU projects and economy, and we are very glad to be here and to be part of this project. Grazie. Grazie alla Croazia. Chiudiamo con il Portogallo. Eccolo lì, buongiorno. Good morning to all. I'm Steven. I represent the town hall of Madalena do Pico in Azores Islands of Portugal. We are located in the North Atlantic. We are very glad to be here in your beautiful town. Thank you very much to welcome us in this great conference and great place. Thank you. Vi ricordiamo che l'incontro di oggi sta andando in onda in streaming, in modo da dare la possibilità anche agli altri partner europei di poter seguire questo evento in diretta. Potete anche rivedere la registrazione di oggi sul canale YouTube di Abruzzo, di Radio Abruzzo. Bene, abbiamo detto che importante partner di questo progetto è l'Italia, rappresentata da due comuni, il comune di Penne e il comune di Santa Severina. Per i saluti cerimoniali e per dare il via a questo convegno abbiamo il sindaco di Penne, il dottor Mario Semproni, la dottoressa Lorenza Di Vincenzo, assessore alle politiche sociali del comune sempre di Penne, e il dottor Pietro Vigna, del vice sindaco del comune di Santa Severina. Lascio la parola al sindaco, il dottor Mario Semproni. Buongiorno a tutti, sono molto lieto oggi di essere qui insieme a voi
a presiedere ad un impegno che è nato già da diversi mesi fa, quando abbiamo incontrato il professor dell'Aquila, e devo dire che c'è stato subito un feeling, è nata subito un'empatia, e oggi ho avuto un immenso piacere quando poi ho potuto salutarlo nuovamente. Questo impegno poi è stato portato avanti dalla dottoressa Di Vincenzo, che è il nostro assessore ai servizi sociali, e ha contribuito ulteriormente, quindi per dar man forte a questa organizzazione, il nostro amico Aldo, il dottor Aldo, che ha mostrato tutte le sue capacità nel portare avanti un'iniziativa che, come sto assistendo oggi, ha portato oggi a Penne tante esperienze diverse e tanti ospiti e tanti giovani che sicuramente rappresentano il futuro del nostro divenire, insomma, l'Europa. Io sto notando un particolare. Con la dottoressa Salerno parlavamo prima appunto della presenza dei giovani e del discorso dell'Europa. Su questo tavolo io trovo due volumi che forse molti di voi avranno, e che questo parla di Clemente De Cesaris, quando c'era l'Italia doveva ancora combattere e battersi per avere così un territorio ed una patria comune, e invece a fianco a questo volume trovo Fondi europei. Questo fa capire come nel giro di alcuni decenni, poco più di un secolo, si è passati dal concetto di patria a un concetto più allargato di fare squadra, perché oggi giocare da soli non porta da nessuna parte. E devo dire che la lungimiranza del dottor Di Fabrizio e della dottoressa Lorenza hanno fatto in modo che oggi noi possiamo essere qui riuniti per portare avanti un discorso sulla rete europea per l'imprenditorialità. Le persone che oggi sono intervenute rappresentano delle realtà, delle piccole realtà, da come ho capito io, che sono poi piccole realtà, come lo è in fondo la nostra città, una città di 12.700 abitanti, situata all'interno così della provincia di Pescara, e non sulla costa, dove c'è il maggiore sviluppo. Questo mi fa piacere, perché evidentemente riusciamo a condividere le stesse esperienze e abbiamo lo stesso obiettivo da raggiungere. I ringraziamenti ovviamente poi li lascio agli amici Lorenza e Aldo, e consentitemi però, oltre che nuovamente ringraziarvi per la vostra presenza qui, di dare nuovamente un saluto al professor dell'Aquila, al quale mi sento legato veramente da un'amicizia, anche se è nata non da molto tempo, ma che è stata subito condivisa. E ancora un saluto voglio fare al dottor Monticelli, che è un consigliere regionale della Regione Abruzzo con delega alla cultura, perché ancora una volta ha dimostrato che ci sono dei politici che hanno ancora a cuore i destini delle zone interne, cioè le zone più svantaggiate rispetto a quelle che stanno sulla costa. Quindi a questo punto ringrazio nuovamente tutti voi e auguro un buon lavoro. Grazie il sindaco di Penne, dottor Mario Semproni. Lasciamo adesso la parola al saluto l'assessore, la dottoressa Lorenza Di Vincenzo. Grazie, buongiorno a tutti. Sono veramente commossa di tanta partecipazione.
Un ringraziamento particolare va anche agli istituti superiori della nostra città, che partecipano sempre in maniera molto attiva quando ci sono eventi di questo genere. Quindi ringraziamo l'Istituto Tecnico Commerciale Guglielmo Marconi e i licei di Penne per la partecipazione. Come potete vedere, stamattina abbiamo una platea multietnica, perché stamattina andremo appunto ad affrontare la tematica dell'inclusione sociale. Si parlerà di argomenti abbastanza tecnici per andare appunto ad affrontare qual è la migliore prassi per poter creare questo processo di inclusione rurale. Per quanto riguarda la strategia europea, quella 2020, si colloca in una fase storica nella quale l'Unione Europea ha come impegno prioritario il superamento della crisi economica tramite la creazione di condizioni di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Uno dei 5 obiettivi che il documento individua è la lotta alla povertà e all'emarginazione, con un'attenzione all'inclusività nella società e nel mercato del lavoro. In particolare è rivolto ai gruppi più vulnerabili, quindi persone con disabilità, minoranze etniche, migranti ed altre categorie deboli. Nell'ambito di questa strategia, quindi, l'accordo del partenariato dell'Italia per il 2014-2020 riconosce l'intimo legame tra le politiche economiche e le politiche sociali e, con l'obiettivo tematico numero 9, promuove l'inclusione sociale, combatte la povertà in ogni forma di discriminazione e fa proprie le indicazioni dell'Unione Europea. L'accordo individua, sulla base dei fabbisogni individuali, tra le altre, alcune azioni particolarmente interessanti da un punto di vista della promozione dell'inclusione sociale attraverso l'integrazione attiva e l'inserimento lavorativo. Rafforzare l'offerta e migliorare la qualità dei servizi, sia socio che sanitari, a livello territoriale. Rafforzare quindi anche l'economia sociale. Tali principi sono stati enunciati nei regolamenti dell'Unione Europea, nei fondi strutturali ed investimenti europei, i SIE, che hanno individuato obiettivi tematici, gli FSE, e priorità di intervento nel FESR e finalizzati a promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione. In particolare, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale ha individuato l'adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, quale una delle 6 priorità da perseguire nel settennio di attuazione del regolamento stesso. L'agricoltura sociale, quindi, intesa quale insieme di interventi differenti tra loro, caratterizzati dall'uso della risorsa agricola e dall'attività delle persone con differenti problematiche. Rientra quindi a pieno titolo nell'attuale fase di programmazione della politica di sviluppo rurale, dopo essere stata oggetto di attenzione da parte del FEASR 2017-2013, quale strumento di diversificazione delle imprese anche in attività sociali. Si rafforza un'evoluzione che a partire dagli anni 90 ha visto sempre più imprese agricole in un'ottica di multifunzionalità, svolgere il proprio ruolo di produzione e al contempo realizzare servizi per la collettività, sia di tipo ambientale, con il presidio sul territorio e la gestione dello stesso, e sia attraverso attività di tipo sociale, a beneficio di soggetti a bassa contrattualità o a fasce di popolazione con le quali risulta, diciamo, che hanno una bassa contrattualità.
Cogliere questa opportunità consente tra l'altro una diversificazione e integrazione del reddito aziendale dell'imprenditore agricolo e i membri della sua famiglia, agevolando il mantenimento dell'agricoltura nelle aree rurali, ma anche in quelle periurbane, dove si assiste a una progressiva sottrazione della terra dall'attività primaria a favore dell'urbanizzazione. L'agricoltura sociale, in una logica di collaborazione con le istituzioni sociosanitarie competenti per il territorio ed interventi sinergici fra i vari fondi europei, può rappresentare appunto un modello di rete e di interconnessione tra settore agricolo e servizi sociosanitari. E questo periodo di programmazione può essere utilmente utilizzato anche per definire meglio le attività ascrivibili all'agricoltura sociale nei vari contesti territoriali. La cornice nelle quali tali attività trovano collocazione è quelle pratiche che sono riconducibili all'azienda agricola. La recente normativa nazionale, la 141 del 2015 e seguenti modifiche ed integrazioni, ha sicuramente dato un impulso positivo in tal senso, avendo definito l'agricoltura sociale e individuato le tipologie principali di attività. In attesa dell'emanazione delle linee guida attuative, che meglio dettaglieranno l'attuazione della legge stessa, il perseguimento degli obiettivi tematici dell'accordo di partenariato e l'applicazione dei programmi di sviluppo rurale del FEASR possono contribuire a sostanziare meglio i principi cui la legge stessa si ispira. Grazie. Grazie, grazie dottoressa Di Vincenzo. Dal comune di Santa Severina in Calabria il vice sindaco, il dottor Pietro Vigna. Sì, buongiorno a tutti, sono Pietro Vigna, il vice sindaco del comune di Santa Severina, un piccolo borgo medievale calabrese. E intanto vi porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale che rappresento. È doveroso da parte mia intanto ringraziare i padroni di casa, il dottor Mario Semproni, per l'accoglienza e l'ospitalità che ci ha riservato in questi giorni. Un ringraziamento particolare va sicuramente all'assessore Di Vincenzo, alla dottoressa Di Vincenzo e al dottore Aldo Di Fabrizio che ieri non ci hanno lasciato praticamente un minuto, sono stati con noi tutta la giornata, sono stati gentilissimi e quindi per me è un piacere oggi ringraziarli. Che dire, vorrei esprimere un concetto che ho espresso già ieri, ma vorrei rimarcarlo ancora oggi in questa seconda giornata di convegno. Guardate, l'Europa ci dà delle ottime occasioni se le sappiamo sfruttare e se oggi siamo qui vuol dire che sia le delegazioni europee presenti, sia i due partner italiani hanno colto, diciamo, questo invito della comunità europea. Io oltre alle finalità del progetto che saranno illustrate in maniera attenta e precisa dai nostri tecnici, volevo che oggi restasse anche un altro messaggio. Guardate che il dialogo tra popoli e nazioni europee, il fare cooperazione e il fare integrazione porta sicuramente ad una crescita globale. E questa inevitabilmente porta anche una crescita nelle nostre nazioni, ma anche nelle nostre realtà che rappresentiamo. Da soli non si va da nessuna parte, è l'unione che fa la forza. E quindi è questo il messaggio che volevo che restasse anche oggi, in questa ultima giornata di convegno qui a Penne. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, grazie al dottor Pietro Vigna. Ora l'intervento del project manager del comune di Penne, il dottor Aldo Di Fabrizio. Buongiorno a tutti, ringrazio i relatori e ringrazio soprattutto i ragazzi delle scuole per la sensibilità che hanno mostrato insieme ai loro insegnanti e ai dirigenti scolastici partecipando in maniera attiva a questi incontri già dalla giornata di ieri, in cui ci sono stati anche degli interscambi con i punti di contatto europei e quindi è stata una giornata molto bella, molto significativa. Ringrazio in modo particolare
e voglio ringraziare in modo particolare il consigliere Monticelli, che è il delegato alla cultura e agli affari europei, e che sono due settori molto importanti all'interno della programmazione della Regione Abruzzo. Lo ringrazio perché, pur essendo una persona molto impegnata, quindi che si impegna molto sul territorio, ogni volta che è stata invitata qui ha partecipato sempre ed ha partecipato attivamente, e posso dire che ha preso in passato due impegni nei confronti del nostro comune: uno è quello di riaprire la biblioteca e lo sta portando avanti, e il secondo era quello di emanare un bando regionale molto importante per costituire una rete tra i comuni di uffici di europrogettazione, ed è stato approvato anche questo bando su sua iniziativa, e si chiama Empowerment delle istituzioni locali. Il comune di Penne, posso annunciare, che parteciperà in ATS con altri comuni. E quindi ringraziamo il consigliere, e abbiamo chiesto di intervenire in modo particolare sulla situazione che riguarda tra le aree marginali, la situazione che riguarda le aree interne, perché a livello regionale il consigliere si è impegnato molto in questo settore, che è un settore molto, molto importante. Quindi ai ragazzi voglio ricordare due cose importanti. Una, credete più nelle persone che nelle sigle, nei partiti, perché le persone fanno la differenza con l'impegno, con la serietà e con la competenza. E poi credete molto nell'Europa, perché diffidate da chi vi dice che l'Europa divide. L'Europa unisce e sta a noi comportarci di conseguenza per fare gruppo, per condividere e per unire. Grazie al dottor Aldo Di Fabrizio. Bene, entriamo adesso proprio nel vivo di questo convegno, proprio con il dottor Monticelli, appena prego, venga, appena presentato dallo stesso dottor Di Fabrizio. Luciano Monticelli, ecco, come incentivare la nascita di queste imprese sociali all'interno delle aree rurali, anzi nelle aree interne, qual è il ruolo della Regione Abruzzo? Di questo ci parlerà appunto il dottor Luciano Monticelli, consigliere appunto delegato alla cultura e agli affari esteri della Regione Abruzzo. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, saluto, good morning everybody, a tutti i rappresentanti delle istituzioni estere che oggi qui ci accolgono appena, saluto tutti i rappresentanti che sono qui seduti insieme a me, non li conosco personalmente, ma apriamo un dibattito importante che mi trova in alcuni momenti importanti su quello che diceva Aldo e il Sindaco. Innanzitutto siamo straconvinti, caro Vice Sindaco, che l'Unione Europea è il futuro di questa parte del territorio. Non è vero coloro i quali dicono che bisogna uscire da qualche cosa. Noi non dobbiamo uscire, dobbiamo stare dentro e ci dobbiamo stare con forza, perché l'Europa ci dà questa opportunità. Poi che bisogna migliorare alcuni aspetti, siamo i primi a dirlo, perché io, essendo Presidente della Quarta Commissione Affari Europei, mi tocco con mano le difficoltà, i tempi, soprattutto i tempi lunghi delle attività, soprattutto nelle fasi ascendenti, nelle fasi discendenti della normativa europea. Sotto questo punto di vista devo dire che il Trattato di Lisbona dà molto più forza alle autorità locali, regionali, soprattutto nel quadro della formazione, nel momento in cui una direttiva europea viene discussa anche negli ambiti regionali, perché ci sono tutte le commissioni a livello Italia, che poi tutte queste idee che le regioni raccordano sono una posizione all'interno del governo, che poi non dovrà far fare una posizione governativa a livello di discussione europea. Quindi ha una parte fondamentale il cittadino della Regione Abruzzo, della Regione Calabria, della Val d'Aosta, e l'importante è starci, non farsi scivolare addosso delle problematiche che poi comunque alla fine tornano come un imbuto al cittadino. Ho portato un provvedimento di legge sul legittimo affidamento, la direttiva servizi Bolkestein, che in qualche maniera
nel 2006 direttiva europea approvata, perché le direttive vengono recepite dagli stati appartenenti all'Unione Europea, se ne è discussa poca, probabilmente nel 2006-2010, quando poi è stato recepito dal governo nazionale, le commissioni permanenti regionali non erano probabilmente molto rodate. È una direttiva che oggi mette in difficoltà tutti coloro i quali occupano degli spazi pubblici, e comunque si rompe un incantesimo che derivava da una vecchia legislazione nazionale, come per esempio il codice della navigazione, l'articolo 37, che permetteva ai balneatori di continuare a vivere e lavorare sugli stabilimenti balneari, ma la direttiva servizi tocca anche le aree mercatali, anche loro sono soggetto ad attività di pubblicazione europea, perché c'è quella l'immagine dell'idraulico polacco che non può solamente svolgere un'attività in Polonia, ma lo può svolgere anche a Penne, e quindi si apre uno scenario a volte che potrebbe creare qualche problematica, ma noi ragioniamo però sotto anche un punto di vista culturale. Quando queste relazioni oggi sono sul tavolo, fanno ragionamenti d'insieme. E la politica sociale, la politica di aiuto del diverso, aiuta a metterci su questo tavolo. Noi qui vediamo dei rappresentanti, perché poi la Regione Abruzzo negli interventi della macro regione adriatico-ionica, nei rapporti dell'Italia-Croazia, soprattutto perché abbiamo dei feedback per quanto riguarda poi i ritorni con l'IPA, le preadesioni all'interno della macro regione adriatico-ionica, perché ci sono delle località, delle parti, della parte dell'altra parte dell'Adriatico, ancora sono in e adesione all'Unione Europea. Ma guardate che i temi della pace, i temi dei conflitti possono venir meno anche da questi incontri, quindi l'Europa ha un ruolo fondamentale. Non ci dimentichiamo che fino a 20 anni fa una parte del nostro Adriatico, dall'altra parte c'era una guerra, purtroppo. Ma se l'Unione Europea è più forte, se l'Unione più europea più si regge, noi continuiamo e possiamo dare un esempio a quello che l'Italia, che 70 anni vive in pace. E quindi su questo soprattutto lo dico ai giovani, tirando un po' fuori la questione del discorso delle aree interne, che il sistema europeo va aggiustata, va modellata, va discussa fino all'infinito, ma noi dobbiamo mantenere quella linea perché è importante per tutti quanti. Cosa fa la Regione Abruzzo in termini e di finanziamenti e di attività? Ho detto prima, c'è un ruolo fondamentale nella normativa che probabilmente ai cittadini non arriva, ma è fondamentale, come dicevo prima, nella fase ascendente e fase discendente. La Regione Abruzzo è capofila anche con tutti i presidenti delle commissioni europee a far sì che si costruisca una lobby, una forza, che poi andiamo a discutere col governo per portare alcune dinamiche. Scendendo più nel particolare, abbiamo questi rapporti con l'Italia e Croazia, come ho detto prima, l'IPA, che è soggetto attuatore e autorità di gestione, l'Italia e l'Abruzzo per quanto riguarda l'IPA, abbiamo fatto delle attività importantissime, creando poi quei presupposti che sono le best practices, quelle che viene poi definito nelle attività, come ha fatto questa volta anche il Comune di Penne insieme al Comune della Calabria, a far sì di concorrere e attivare un progetto europeo. Bene, entriamo nel merito, perché sono un facilitatore delle aree interne, ecco perché Aldo Di Fabrizio mi ha chiamato e lo ringrazio per le aree interne. Il governo nazionale riconosce nello SNAI, o nella SNAI, la struttura nazionale delle aree interne, è un filone del governo centrale, cui riconosce che il 60-70% del territorio nazionale è area interna. Se l'Abruzzo 120 km partendo da Martinsicuro a San Salvo, credo che tolti 120 km quadri di costa, tutto il resto è area interna, quindi è un elemento fondamentale. Che cosa abbiamo fatto? In Abruzzo abbiamo riconosciuto 5 aree interne, di cui Penne non può far parte perché Penne è una cittadina di 12.000 abitanti e fuori, ma appena fuori Penne abbiamo costituito nella Valfino, nella Val Vestina, di cui Farindole e tanti altri comuni, un insieme di 19 comuni dove su 3 linee fondamentali la Regione Abruzzo insieme al Governo centrale e l'Europa soprattutto che mette i fondi, lavoriamo su 3 direttrici, che è quella della istruzione, quella della sanità e quella della mobilità. Mettere insieme 19 comuni è stata una fatica
immane, pazzesca, perché 19 comuni sono 19 sindaci, 19 campanili. A me questi campanili piacciono molto, a differenza che qualcuno potrebbe pensare, ma come fa il discorso delle aree interne? Il campanile è importante perché è l'identità, ma il campanile da solo, come comunità, come lo dico per traduzione agli amici stranieri, il campanile per me è la comunità, il comune, la rappresentanza comunitaria, è importante perché se questo sistema dei campanili li mettiamo insieme, in rete, hanno una forza che fa paura. Allora, quando abbiamo ragionato che Corvara che ha 500 abitanti, che Arsita che ha 500 abitanti, però andiamo nello specifico, che cosa ha Arsita? E se Arsita ha l'attività enogastronomica, ha l'attività di montagne perché è sotto al Gran Sasso, ha l'attività di camminamenti, ha l'attività di mountain bike perché si può fare il downhill oppure altre specialità, ha delle attività culturali altissime come Valfino al Canto, perché le conosco un po' di più, non perché voglio parlare solo di quello, ma se queste cose le mettiamo insieme agli altri comuni, noi riusciamo a fare una forza che a chi vive sul mare ha necessità, soprattutto sul turismo, che guardi anche all'interno, perché quando io devo mangiare l'arrosticino, perché in Abruzzo l'arrosticino è una cosa fantastica, io mi auguro che li facciate assaggiare gli arrosticini, un conto è mangiarlo sulla spiaggia di Montesilvano, di Pescara, di Pinedo, di Silvi, un conto è venire a mangiare all'interno, visitare quei bellissimi borghi di cui noi come Regione Abruzzo abbiamo finanziato, credo ultimamente una ventina di borghi, con 140.000 euro per rimettere insieme quelle strutture urbanistiche che hanno fatto negli anni 80 e gli anni 70, vedere una finestra in alluminio in un borgo antico, credo che sia il danno maggiore che noi avremmo potuto fare a quella comunità, o quel cemento armato che in questa situazione, in questa bella struttura, in questa bella città, che pene non meriterebbe, perché se poi andiamo in Trentino, lì fanno un altro tipo di ragionamento, che il MASO addirittura viene a una sua organizzazione per dire quando proteggono e quando vogliono proteggere la realtà locale. Allora, metterle insieme significa, sotto un punto di vista di mobilità, io i sindaci li ho incontrati tutti, li incontriamo quotidianamente, speriamo di portare in definitiva totale come progetto totale fra qualche mese, all'interno di questo 19 comuni Cuba dei finanziamenti circa 12 milioni di euro, che sono 12 milioni di euro per quanto riguarda la mobilità. La mobilità che cosa significa? Non solo asfaltarmi la strada, che asfaltare la strada e portare la strada a livelli dignitosi e va bene, ma bisogna studiare anche che cosa fare sul trasporto pubblico locale, perché è impossibile che in un paesino di Corvara di 500 abitanti possiamo far passare il pullman della TUA, che è la società che gestisce il pubblico servizio, possa andare un solo pullman con un solo fruitore di quel pullman. Quindi studiare altri metodi, a chiamata, fare dei piccoli autobus, fare delle reti in cui i comuni si mettono insieme e dire facciamo un piccolo pullman che sta a penne e che ingloba 4-5 comuni e li raccoglie, perché altrimenti non ce la faremo, perché non è più il tempo degli anni 80 dove si può fare di tutto e di tutto, non è più possibile, non dobbiamo ormai rimetterci in discussione su questo. Sulla questione della sanità, è normale che noi abbiamo bisogno, penne e sede di locali di sanitario, qui c'è un ospedale, e che ha anche molte difficoltà a mantenere alcune reparti, ma allora noi possiamo aiutare anche questo ospedale che nel territorio si facciano dei distretti sanitari di base, dove si va sempre di più vicino al cittadino, perché qui ci sono realtà in cui d'inverno, l'anno scorso è stato l'esempio più lampante la questione di Rigopiano, 3 metri cui per molti giorni sono stati fuori da una rete di incontri. Noi l'anno scorso non riusciamo a raggiungere località perché c'erano 3 metri di neve, quindi quelle località che avevano delle problematiche le abbiamo lasciate per 6, 8, 10 giorni senza che nessuno andasse. Quindi rafforzare il sistema sanitario sul posto, dove da tanti anni si dice che l'ospedale bisogna arrivarci solo nella
peggiore della situazione, altrimenti tante cose le puoi fare sul territorio, anche a fare casomai sul distretto di base, a fare un controllo che potresti evitare poi code al pronto soccorso. E un'altra cosa più importante, di cui io ritengo che bisogna lavorare molto di più, sulla pubblica istruzione. Vedete, sono stato sindaco per molti anni e a volte ho dovuto chiudere la scuola perché c'erano 10 studenti, perché 10 ragazzi non riuscivano a fare più, a mantenere più la scuola primaria, la scuola elementare. E certo ti prende il cuore quando tu in una località devi chiudere una scuola perché non hai più i ragazzi da mandare avanti. Beh, noi con i sindaci abbiamo cercato anche un altro ragionamento. Bene, ma se io ho una comunità di 500 abitanti dove ho 4 ragazzini, che cosa devo fare? Li mando via, li mando a penne o li mando, casomai, li faccio stare in quel posto, però cerco di studiare anche altre tipologie o fare un plesso unico che raggruppi più comunità, perché è importante, noi riteniamo che poi questi ragazzi, nel momento in cui crescono, vanno nelle città a fare le scuole superiori, a volte ho notato anche da sindaco che si trovano in una situazione un po' di inferiorità. Perché? Perché probabilmente l'inglese non lo fanno tutti, perché l'applicazione su internet o sul computer non lo fanno tutti, perché non sono abituati a fare determinate esperienze, e quando vanno poi nelle città più grandi per fare le scuole medie superiori hanno una difficoltà, e noi non possiamo permettere tutto questo. Noi dobbiamo dare una pari opportunità a tutti, e allora su questo la strategia delle aree interne deve lavorare, perché il cittadino di Farindola o di Corvara o di Brittoli o di Arsita non deve essere un cittadino di serie B rispetto a quello che è sulla costa, o addirittura quello che dipende, perché Penne comunque ha una sua bellissima realtà. E questo è lo sforzo che bisogna fare. La strategia delle aree interne io la vedo come se fosse un grande piano regolatore, ma non solo del tuo comune, ma un piano regolatore molto più ampio, dove all'interno del piano regolatore ci metti sì le aree edificabili, ma ci metti anche che cosa, che sviluppo sociale, politico, culturale ha in quel territorio. E io credo che sia una strategia che funzioni, che non è che puoi vedere all'indomani, domani mattina i risultati, non li vedi il giorno dopo, ma li vedi nella distanza di 5, 10, 15 anni. In questo contesto dove oggi ci troviamo a Penne, qual è l'idea di Penne? Penne è il centro di attrattore di tutte queste piccole realtà, perché esiste. Il ruolo di Penne che ha avuto nella storia lo sappiamo tutti, forse negli anni poi si è perso perché c'è stato un grande sviluppo al mare, ma noi questa realtà la possiamo riprendere. Bene, allora diventa il centro di attrattivo, ma all'interno ha tanti comuni che fanno poi riferimento. Guardate, alcuni giorni fa mi sono trovato un incontro con una sociologa dove diceva, ha fatto un passaggio molto importante: noi non abbiamo bisogno di cittadini che vanno all'ufficio anagrafe a registrarsi da domenica in un paesino, noi abbiamo bisogno di abitanti, cioè di quelli che vivono, di quelli che realizzano, di quelli che fanno attività. E oggi vivere stranamente un piccolo borgo o una piccola realtà, a volte si è più ricchi di quelli che vivono in una città che in qualche maniera sono anonimi, dove il cittadino non è un rappresentante molto forte. Io vedo qui rappresentanti della struttura regionale per quanto riguarda l'agricoltura, anche nelle aree interne, nell'agricoltura le aree interne ha una quota importante di finanziamento, quindi c'è un'attenzione massima sia dalla regione, sia dal governo centrale, sia dall'Europa, quindi le aree interne sono il futuro, sono coloro i quali ci possono dare una forza immensa perché possono continuare a vivere le città del mare, perché guardate, non è detto che le città di mare da sole ce la riescono a fare, non ce la riescono più perché le dinamiche sono cambiate anche lì, perché c'è un cambiamento quasi quotidiano delle attività, quindi noi abbiamo bisogno di questa parte dietro le spalle che noi abbiamo sul mare, che continui a vivere e a dare la sua formazione. Io sono molto convinto e ringrazio chi mi ha invitato questa mattina, ma poi ascolterò anche qualche esperienza che viene dagli altri paesi europei, che mettersi insieme oggi ha una forza di cui gli altri non una forza di cui economica e sociale di altissima importanza. Questa occasione non ce la possiamo far scappare, e l'organizzazione di oggi, la giornata di oggi di studio, serve anche soprattutto a questo, a rafforzare questa idea, a che si possa condividere e in Abruzzo e nel mondo che stare insieme conviene a tutti sotto un punto di vista culturale, ma anche soprattutto quello di pace. Grazie. Grazie, grazie.
dottor Luciano Monticelli, sono sicuramente spunti sui quali riflettere e stare qui insieme anche con altri ospiti da diversi paesi europei, insomma, ci porta a questo concetto di unione. Ebbene, proseguiamo con i nostri interventi. Non abbiamo ospiti con noi, come da inizialmente previsto dal programma. Il professore Raffaele Bonanni, per problemi di salute, non è potuto essere con noi. L'assessore Marinella Sclocco e l'europarlamentare Fulvio Martuscello hanno avuto altri impegni di tipo istituzionale. E proseguiamo invece il nostro convegno entrando nel merito invece dell'impresa sociale nella riforma del codice del terzo settore, andando a vedere quella che è l'architettura normativa con insieme ovviamente alle sue opportunità di sviluppo. Tutto questo con il dottor Leopoldo De Lucia, responsabile della Lega Coop Abruzzo ed esperto del terzo settore. Buongiorno dottor De Lucia, prego, a lei la parola. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Io intanto ringrazio l'amministrazione comunale di Penne per l'invito e per l'interessante giornata di studio, insomma, che è stata organizzata. Saluto gli ospiti di questo convegno stranieri e saluto soprattutto i giovani che sono seduti in sala, perché molto sensibili e molto, diciamo, preparati per quanto riguarda l'impresa sociale. Un recente studio indica che due su tre di ragazzi che vanno dai 14 ai 21 anni conoscono l'impresa sociale, sono molto favorevoli all'attività che l'impresa sociale svolge nel territorio e addirittura uno su tre aspira a lavorare nell'impresa sociale. Quindi, insomma, parliamo di una cosa molto importante, parliamo del futuro. Io per iniziare vorrei dare solo alcuni numeri, anche perché l'Italia nel contesto europeo diciamo, rappresenta una guida per quanto riguarda l'impresa sociale. Parliamo di all'incirca 340.000 organizzazioni no profit in Italia, 5 milioni di volontari, di cui quasi la metà sono donne, quindi anche una questione di genere. Parliamo di 900.000 occupati e anche qui, diciamo, introducendo una questione di genere, i due terzi, quindi all'incirca 600.000 persone sono donne, quindi 300 uomini, e dall'ultimo recente studio fatto a fine anno scorso, 2017, l'85% delle persone occupate nelle imprese no profit, quindi nelle imprese sociali, ma anche in organizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni di promozione sociale, sono contratti di lavoro a tempo indeterminato, quindi anche una stabilità lavorativa che diciamo, in questo contesto storico va in controtendenza. Parliamo di un settore economico della società italiana che produce 4 punti di PIL nazionale, stiamo parlando all'incirca di 60 miliardi di euro l'anno. Un settore molto importante. Prima di introdurre, diciamo, la riforma, a iniziare dalla legge delega approvata nel 2016 dal governo italiano, vorrei fare alcune considerazioni. Intanto che l'impresa sociale è rappresentata, almeno ad oggi, nella stragrande maggioranza, dalla cooperazione sociale. La cooperazione sociale è una forma giuridica di impresa che vede mettere al centro, diciamo, della propria attività le persone e non i capitali, e allo stesso tempo nella propria attività operativa ha come obiettivo proprio, diciamo, statutario, come mission, l'interesse generale della comunità. Quindi opera, diciamo, all'interno di un contesto di società in cui va a occuparsi delle problematiche e dei disagi della popolazione.
Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica dell'impresa sociale, quindi, ripeto, della cooperazione sociale in particolare, di cui insomma sono rappresentante, io sono presidente di una cooperativa sociale abruzzese che ha 25 anni di storia, operano in questo territorio ma anche in altre regioni italiane. Mi ha fatto perdere un attimo il filo. Sì, l'altra cosa che volevo dire è questa, che l'impresa sociale nel contesto italiano è un'impresa che ha una caratteristica, secondo me, fondamentale per come oggi è intesa l'economia in questo paese, ma anche in Europa, nel mondo in generale. L'impresa sociale è una delle poche imprese che ha, diciamo, questa dimensione, questa rilevanza economica, che non delocalizza. Io provengo da una zona, diciamo, territoriale della regione, che è una zona molto ricca, che si chiama Val di Sangro, nello specifico il comune di Lanciano, perché è una zona dove c'è stato un forte sviluppo negli anni Ottanta di industrie che hanno portato chiaramente benessere sul territorio. Questo benessere è stato, ha insistito nel nostro territorio per circa un trentennio, dopodiché si sono cominciate a verificare le prime delocalizzazioni. Non ultima, una delle più tragiche, perché ha riguardato 500 famiglie del nostro territorio, una multinazionale che è la Honeywell, che produceva turbocompressori per le macchine diesel, ha deciso di trasferire la propria sede in Polonia perché trova conveniente per profitto spostarsi in quella nazione, in quanto ci sono sgravi, insomma, e contributi da parte del governo polacco. 500 famiglie sono rimaste a casa e adesso si sta cercando di trovare la soluzione. Ecco, ho fatto un esempio concreto per farvi capire come, per esempio, la mia realtà, che occupa 380 famiglie, non farà mai una scelta del genere, perché non può operare in un territorio polacco piuttosto che in un territorio dei Balcani, piuttosto che in Spagna. Opera sul proprio territorio perché si occupa delle persone. E quindi, diciamo, a conforto di questa tesi, c'è stato uno studio di due giovani economisti americani della Harvard University, in cui si rileva che dove è forte la presenza nei distretti economici, dove è forte la presenza dell'impresa sociale, quindi della cooperazione sociale, la forbice della disuguaglianza sociale conta 10-15 punti in meno percentuali. Quindi, diciamo, si va a ridurre quella forte disuguaglianza sociale che purtroppo oggi nel nostro territorio, ma comunque in generale, insomma, visto l'andamento, insomma, dell'economia che estremizzata la finanziarizzazione comporta. Per quanto riguarda la riforma del terzo settore, veniamo, insomma, da un trentennio di leggi italiane fatte a compartimenti stagni, la 381 per la cooperazione sociale, la 266 per le associazioni di volontariato, altre leggi per le fondazioni, per le associazioni di promozione sociale, un decreto legislativo addirittura che risale al 2006, il 155, che affrontava la tematica dell'impresa sociale, che però non introduceva novità grandissime e quindi ha visto realizzarsi da allora solo circa un centinaio di costituzioni di imprese sociali, e poi la grande riforma dell'impresa sociale del terzo settore che c'è stata con il governo, con l'ultimo governo italiano, a cominciare dalla legge delega del 2016. E legge delega che finalmente ha dato un quadro organico a tutto il comparto del terzo settore. Quando chiaramente parliamo di terzo settore, lo torno a ripetere, parliamo di cooperazione sociale, parliamo di associazioni di volontariato,
parliamo di fondazioni bancarie non, parliamo di associazioni di promozione sociale, cioè tutte quelle realtà che agiscono nell'economia di questo paese non per profitto ma per interesse generale della comunità. La legge delega diciamo di riforma del terzo settore è stata poi recepita da 4 decreti legislativi che ne costituiscono le fondamenta e che riguardano diciamo 4 pilastri della legge delega del terzo settore. Il primo pilastro, importante perché secondo me abitua diciamo il cittadino a una partecipazione attiva nella vita di questo paese, è la riforma del servizio civile, che con la legge delega di riforma diventa servizio civile universale. Il decreto legislativo che ha recepito diciamo il quadro della legge delega è il 40 del 2017. In questo decreto legislativo sono previsti 4 atti per dare attuazione alla riforma del servizio civile universale. Purtroppo diciamo ad oggi di questi quattro atti nessuno è in elaborazione e nessuno è stato adottato, perché come sapete, anche se insomma provenienti da altre realtà regionali europee, in Italia ci sono state le elezioni, si è fermato per un periodo insomma anche abbastanza lungo tutto l'iter parlamentare, e quindi adesso le elezioni si sono fatte, ci sono state delle grosse novità e quindi il governo si dovrà insediare e poi dovranno rimettere diciamo mano all'attuazione dei decreti legislativi. Quindi il primo pilastro è il servizio civile universale. Perché dico che è importante? È importante perché diciamo abitua la partecipazione attiva dei cittadini in questi contesti dove si opera per il benessere e per l'interesse generale della comunità. Il secondo pilastro, che è un pilastro della legge di riforma di carattere fiscale, è diciamo, la stabilizzazione e la strutturazione del 5 per 1000. In Italia è possibile, attraverso la dichiarazione dei redditi, donare il 5 per 1000 del proprio reddito alle associazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle fondazioni, addirittura anche ai comuni, quindi come enti pubblici, del proprio reddito per le attività che le associazioni svolgono e le cooperative svolgono, dandone poi conto nel proprio bilancio attraverso la redazione del bilancio sociale. Anche qui è previsto un atto di attuazione del decreto legislativo, che è il 111 del 2017, atto che chiaramente non è né in elaborazione né è stato adottato per i motivi che rappresentavo prima. L'altro pilastro della legge delega della 106 del 2016 è il codice del terzo settore, anche questo recepito con decreto legislativo 111 del 2017. 26 sono gli atti previsti, solo 5 sono in elaborazione, solo 6 sono stati adottati. Qui stiamo un po' più avanti e di questi 6 atti adottati diciamo rientrano nell'attuazione il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Siamo in attesa di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, c'è stato un decreto ministeriale del 23 gennaio del 2018 che ne nomina i componenti. L'Organismo Nazionale di Controllo, anche qui siamo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto ministeriale che dà attuazione all'Organismo Nazionale di Controllo e alle nomine dell'organismo e il decreto ministeriale del 19/1/2018. Poi c'è l'importantissima costituzione della Fondazione Sociale Italia,
che è sostanzialmente una fondazione nazionale che il governo diciamo, adopererà come strumento operativo, dotandola di un fondo finalizzato ad interventi specifici nel settore del sociale. Quando parliamo del settore del sociale, è meglio insomma specificarlo, parliamo di servizi sociali, quindi assistenza domiciliare agli anziani, assistenza domiciliare ai minori, disabili, sanità, quindi gestione di residenze per anziani, centri diurni e aggregativi per minori, per disabili, insomma tutti quei servizi che riguardano cittadini di questo, del territorio che hanno specifiche fragilità, che portano con sé specifiche fragilità e che vanno a tutti i costi insomma, tutelati per integrarli nella società. Poi c'è un altro importante atto attuato, insomma, scusate la ripetizione, che è il credito d'imposta, e quindi c'è anche qui diciamo un aspetto fiscale che permette alle imprese sociali un credito d'imposta permanente, non spot, quindi tutti gli anni attraverso azioni di innovazione che le imprese sociali possono promuovere, diciamo, possono portare come sgravio fiscale il credito d'imposta che maturano attuando queste innovazioni. L'ultimo grande perno diciamo, che compone la legge delega, la 106 del 2016, è quello dell'impresa sociale. Il decreto legislativo che ha recepito la legge delega sull'impresa sociale è il 112 del 2017. Qui si apre chiaramente una parentesi molto particolare e importante, perché si introduce diciamo, un aspetto che non era mai stato considerato prima nella nostra nazione, che è quello della partecipazione nelle imprese no profit di capitali privati. L'impresa sociale fino a oggi diciamo, ha come caratteristica il fatto che i lavoratori siano soci dell'impresa e quindi finanziano l'impresa attraverso la sottoscrizione di un capitale sociale. La legge di riforma, la legge delega, con l'attuazione del decreto legislativo, apre uno scenario assolutamente nuovo e lo fa diciamo, creando un dibattito, soprattutto accademico, perché la partecipazione del capitale privato in un'impresa no profit permette da un lato diciamo, la cooperazione sociale di spostare il proprio asse molto più sull'imprenditorialità e quindi progettare servizi e realizzare servizi attraverso l'utilizzo di capitali sociali privati che vengono remunerati, che possono essere remunerati. Tenete presente che uno dei principi fino a ieri, diciamo, dell'impresa sociale, fondativi dell'impresa sociale, è la non distribuzione degli utili. Cioè, se un'impresa sociale fa utili, tutti gli utili dell'impresa vengono ridestinati all'impresa, quindi per nuovi servizi, per consolidamento patrimoniale, e non possono essere distribuiti fra i soci. Con questa riforma si innesca un meccanismo del tutto nuovo. Un imprenditore privato può investire in un'impresa sociale e vedere il proprio capitale remunerato. Ora, il dibattito accademico come si sviluppa? Ci sono due, diciamo, teorie contrapposte. La prima, che vede questa grande innovazione come una grande opportunità, perché in questo modo l'impresa sociale potrebbe fortificare il proprio patrimonio e quindi avere una solidità imprenditoriale che gli permette di operare al di là degli appalti pubblici.
E questo potrebbe avere, e quindi della responsabilità dello Stato rispetto ai cittadini, e questo potrebbe avere dei risvolti positivi, perché potrebbero decuplicarsi le opportunità di offrire servizi su qualsiasi territorio della nostra nazione. Di controcanto, l'altra fazione, diciamo, l'altra parte accademica che contesta o comunque pone delle perplessità rispetto a questa innovazione e che si intravede, diciamo, in questa direzione, cioè nel fatto che gli imprenditori privati, cioè l'imprenditore profit, può partecipare con il proprio capitale in un'impresa no profit, può generare un meccanismo per cui diciamo, lo Stato comincia a ritirarsi nelle proprie responsabilità rispetto alla gestione di problematiche che riguardano i cittadini, cioè comincerebbe a impegnare meno risorse e quindi i servizi diventerebbero non del tutto ma quasi del tutto privati, quindi a compartecipazione. Sono due scuole che portano avanti, che fanno capo a chiaramente guru di questo settore. Una scuola, la prima, che è quella del professor Zamagni, che si schiera con la teoria positiva di questa innovazione, e c'è un'altra scuola fatta soprattutto da ricercatori universitari che contestano o comunque pongono delle problematicità rispetto a questa innovazione, a questa apertura ai capitali privati dell'impresa sociale. Io penso, questo per concludere, che non so adesso quali sono i paesi che ospitiamo, però credo che l'Italia in questo senso e in questo settore veramente svolge un ruolo guida a livello europeo, contando anche che molti economisti, giovani economisti, ricercatori in questo settore vedono nella nostra nazione un punto di riferimento e di sviluppo avanzato rispetto a questo tipo di economia, presente anche in altre realtà nazionali, europee, ma non strutturato e sviluppato come il nostro. Quindi mi auguro che ci si possa incontrare di nuovo e magari strutturare un rapporto anche su piattaforme, insomma, web, rispetto a scambi di esperienze, che possa chiaramente rafforzare la cultura, mi auguro, della cooperazione, dell'impresa sociale, del terzo settore. Grazie. Grazie. Dottor Leopoldo De Lucia. Bene, torniamo a Santa Severina, nel comune di Santa Severina, in Calabria, con il project manager, il professor Luigi Dell'Aquila. Prego. Buongiorno, grazie per l'opportunità di fare alcune considerazioni sicuramente nella direzione di rafforzare dei concetti e degli auspici che sono stati già in qualche modo segnalati e menzionati, tra cui sicuramente anche gli ultimi del consigliere Monticelli. Vedete, ci sono tante definizioni dell'Europa, insomma, come istituzione, come aggregato. Dal mio punto di vista, insomma, il mio parere è che l'Unione Europea è innanzitutto un insieme di politiche, poi ci mettiamo d'accordo sulle varie configurazioni giuridiche o più che altro istituzionali, però vorrei in qualche modo, diciamo così, anche magari anticipando la sessione tecnica e tematica del pomeriggio, cogliere l'occasione, l'auspicio e l'invito ai colleghi partner di considerare questa occasione come tentativo di poter contribuire proprio a delle politiche dell'Unione Europea, nella logica proprio istituzionale voluta dagli organi e dalle istituzioni comunitarie, tra cui in primis la Commissione.
Questo evento, di questo progetto che terminerà a fine anno con il proseguo degli eventi previsti dal progetto, si colloca in un momento piuttosto delicato, direi, per lo stato del istituzionale e delle politiche comunitarie. Voi sapete che da poco si è conclusa la consultazione sulla politica di coesione per il dopo 2020, quindi la Commissione già ha avviato da tempo un processo di consultazione delle parti interessate e a maggio la roadmap della Commissione prevede la prima versione del pacchetto legislativo dei fondi strutturali, quindi dei fondi connessi alla cosiddetta politica di coesione. E proprio in questa occasione vorrei segnalare anche un'innovazione del Trattato di Lisbona che ci torna e quindi ci colloca in un momento spaziale e temporale specifico. L'innovazione del Trattato di Lisbona ha aggiunto alla politica di coesione economica e sociale, ha aggiunto la cosiddetta dimensione territoriale. Quindi ecco, in questo senso vorrei continuare a rafforzare questo impegno di aggregare sul territorio esperienze, istituzioni, organizzazioni affinché si possa creare sviluppo a partire dai territori. E questa è un'attenzione, una priorità che la Commissione europea pone nell'ambito di tutte le politiche, sicuramente nell'ambito sociale. Uno dei documenti di riflessione che sono stati promossi a partire dal Libro Bianco sul futuro dell'Europa per dopo il 2025, uno dei documenti di riflessione è proprio la dimensione sociale dell'Europa. E su questo, tra l'altro, vorrei poi anche nel pomeriggio fare delle considerazioni più specifiche che ci possono consentire in realtà di dare questo contributo, come diceva il dottore prima, di condividere esperienze. E mi auspico, faccio una proposta che ho fatto ieri alla dottoressa Sassu, che magari è un augurio questo a nostro, insomma, se riusciremo a lavorare in maniera, insomma, secondo gli intenti, direi che il nostro lavoro di condivisione di buone pratiche, di esempi, di legislazione intorno a quest'idea di economia sociale, di imprenditoria sociale che nelle varie realtà comunque si declina in maniera diversa, io mi auspico, è una proposta in realtà ai colleghi partner, che il nostro lavoro, il nostro contributo, visto che dobbiamo comunque realizzare un manuale, possa essere portato ufficialmente come proposta al Comitato Economico e Sociale Europeo, affinché possa in qualche modo entrare come proposta, anche in una proposta magari possibilmente legislativa, che possa comunque amplificare, ecco, con un quadro europeo di regolamentazione, o meglio di regolazione, anche in questo senso credo che ci siano anche delle innovazioni anche di carattere normativo, perché molto spesso nelle politiche, oltre alla regolamentazione che richiama un approccio giuridico, c'è anche il concetto della regolazione, cioè un concetto di normazione non giuridica che però comunque consente di acquisire, di elaborare dei modelli che in qualche modo anche e soprattutto in maniera volontaria possono essere recepiti, questo anche a livello di strumenti. Quindi io era più che altro, volevo fare questo focus proprio anticipando anche poi la parte tematica. L'ultimo concetto che è stato segnalato è appunto la coesione territoriale, la cooperazione territoriale. È stato citato, il consigliere citava il programma Adriatico-Ionio, insomma, come pure il programma Interreg Italia-Croazia, ne parlavo con dei colleghi ieri sera, insomma, mentre prendevamo un aperitivo. Quindi la cooperazione territoriale, che si aggancia, che in realtà è il corollario di tutti gli elementi che in qualche modo ho cercato di mettere in fila, in queste considerazioni. E soprattutto, è l'evidenza in realtà sulla cooperazione territoriale, dal nostro punto di vista come Italia, come collocazione geografica, sicuramente potremmo avviare dei processi di cooperazione su un'area che magari che ci vede coinvolti, insomma, no? Che è l'area dei paesi dei Balcani occidentali. E a titolo di capo dipartimento Fondo Europeo dell'Accademia per le Regioni
porterò anche un mio contributo a Bucarest a maggio all'Università di Bucarest, proprio in questo, in questo ambito. Quindi io mi auguro che questa occasione di oggi sia un punto di partenza per continuare comunque ad elaborare proposte, idee e progetti che ci vedono sempre comunque nell'ottica di dare così un contributo a questa unione che spero prima possibile possa avviarsi verso una unione anche politica e quindi arrivare a un concetto di cittadinanza ampia che non si limiti soltanto ad aspetti di carattere formale. Grazie. Grazie anche al professor Luigi Dell'Aquila. Bene, torniamo adesso in Abruzzo. Chiamo il dottore Roberto Di Muzio, responsabile dell'Ufficio Territoriale per l'Agricoltura del Comune di Penne. Con lui andiamo a vedere come effettivamente il ruolo dell'impresa sociale, come si svolge all'interno delle politiche sociali e delle politiche di sviluppo rurale proprio della Regione Abruzzo. Prego il dottor Roberto Di Muzio, a lei la parola. Buongiorno, grazie dell'invito. Porto i saluti dell'assessore Dino Pepe, doveva essere presente, ma congiuntamente alla nostra presenza qui in regione c'è una sessione di lavoro con l'Unione Europea per quanto riguarda lo stato di avanzamento della spesa, quindi capite bene che la priorità era della presenza dell'assessore era quella. Allora il tema che affronterò un po' è le politiche di sviluppo rurale e le imprese sociali. Intanto, presenza diretta delle scuole, sarò estremamente sintetico. Voglio fare alcune determinazioni culturali per farvi capire un po' l'evoluzione dell'agricoltura, perché nella percezione comune l'agricoltura viene sempre un po', come dire, identificata come un settore che produce beni alimentari. Questo è vero, ma nella programmazione generale questo concetto si sta un po', come dire, allargando. Quindi parliamo di un nuovo patto che intercetta in qualche modo sia il mondo agricolo, quindi il mondo della produzione, intercetta l'ambiente, intercetta i consumatori. Questi sono un po' gli attori di questo nuovo patto. Il concetto qual è? È che l'agricoltura si compenetra sempre più con l'ambiente, perché queste politiche che poi sono finanziate un po' dalla tassazione generale, quindi i cittadini sono in qualche modo sono quelli che finanziano queste politiche, hanno la necessità di capire perché debbono in qualche modo finanziare l'agricoltura. E si finanzia l'agricoltura perché l'agricoltura è sì, come dire, produce beni alimentari, ma in qualche modo salvaguarda anche l'ambiente, quindi è un presidio attivo. E quindi i benefici quali sono? Sono chiaramente evidenti, e soprattutto i benefici per i consumatori sono quello di avere un cibo sano, un cibo di cui si sa perfettamente l'origine, ed è un cibo che in qualche modo salvaguardia anche tutte le risorse naturali. Questo è un po' il patto e quindi la trasversalità all'interno di queste nuove politiche. Cortesemente avanti, no, indietro, siamo troppo avanti. Indietro, ancora indietro, eccolo qua. Quindi la nuova parola chiave qual è? È un concetto di multifunzionalità, quindi l'agricoltura, quindi l'agricoltore che a tutto tondo traguarda nuovi orizzonti. L'agricoltore sa benissimo che storicamente comunque si è sempre occupato di queste cose, oggi c'è invece un riconoscimento, quindi c'è una consapevolezza generale. Quindi il nuovo concetto è quello che all'inizio qui veniva anche enunciato, è quello della multifunzionalità, quindi assegnare a questo settore più diverse funzioni all'impresa agricola. Cortesemente avanti, qui c'è una veloce panoramica di quelle che sono queste nuove funzioni, una panoramica che probabilmente non è neanche esaustiva,
anche perché è un continuo divenire rispetto alle crescenti necessità e diversificate necessità delle società moderne, però alcuni di questi sono abbastanza importanti e già ben codificati. Vedete, la produzione dei beni alimentari l'abbiamo detto, il presidio del territorio l'abbiamo accennato, il presidio della cultura rurale, quindi il presidio delle nostre radici culturali, servizi sociali, questo è il tema un po' più coerente con questo seminario, la didattica rurale, poi vedremo un po' brevemente questi aspetti, il tempo libero e l'ambiente, l'artigianato rurale, anche tutto l'aspetto energetico, segnatamente riferito al settore agricolo, quindi delle agri energie. Per ognuno di questi chiaramente potremo spendere minuti e minuti di approfondimento, però il tema mi porta invece a, poi magari ci tornerò alla fine del mio ragionamento, per un piccolo approfondimento soprattutto sulla didattica rurale e sui servizi sociali. Il PSR, quindi il piano di sviluppo rurale, che è la programmazione dell'agricoltura, come interfaccia in qualche modo con gli aspetti sociali, come interviene in qualche modo nel sociale. Vedete, lo fa essenzialmente con due misure, la misura 6 e la misura 7. La misura 6 attiene un po' a finanziamenti che arrivano al settore proprio agricolo, all'impresa agricola, alla famiglia dell'impresa agricola, e per poter in qualche modo sviluppare attività in quel senso, poi vedremo un po' il dettaglio. Invece la misura 7 invece si rivolge più ai comuni, quindi alle amministrazioni comunali, alle cooperative sociali, e quindi non è rivolto proprio all'impresa agricola. Quindi queste sono le due misure che in qualche modo intervengono nel sociale. Vediamolo brevemente, eccolo qua, questo è un po' il tema all'interno della misura 6, cioè la misura 6 di cosa si preoccupa? Si preoccupa in qualche modo di rivitalizzare l'area rurale. Voi sapete i problemi quali sono delle aree rurali interne, no? È stato già accennato, serenità degli addetti, quindi pochi giovani che si occupano dell'agricoltura, servizi in qualche modo carenti e quindi la necessità di rafforzare un po' questi principi all'interno appunto di queste aree, per fare in modo che i giovani in qualche modo possano trovare reddito, occupazione e possano essere in qualche modo utili anche alla società. Andiamo avanti, lasciamo per tutte queste sottomisure. Quello che ci interessa, indietro un attimino, scusa, ti dico io quando. Eccolo qua, quello che ci interessa è dove possiamo trovare appunto risorse possibili per interfacciare l'agricoltura col settore sociale è la sottomisura, la 6.4, sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole. Possiamo andare avanti? Questi sono i temi generali, quindi qual è l'obiettivo? Migliorare appunto l'attrattività di queste aree, anche un po' il settore turistico, favorire in qualche modo la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali, favorire la conoscenza appunto anche delle risorse enogastronomiche e il recupero e la valorizzazione di attività artigianali dedicate a questo mondo. Ancora, ci sono anche altri obiettivi, eccolo qua. E veniamo a noi, proprio sviluppare servizi terapeutici e riabilitativi destinati a soggetti con disabilità, ancora sviluppare in qualche modo servizi occupazionali e formativi rivolti un po' a soggetti svantaggiati o in condizioni di disagio, ancora delle novità anche nel linguaggio, lo sviluppo di agriasili, agrinidi, sono temi abbastanza innovativi. Va bene, possiamo andare avanti. I beneficiari di questa misura chiaramente sono gli agricoltori, l'ho detto, la misura 6 in qualche modo riguarda l'impresa agricola e gli agricoltori, e quelle sono le attività che in qualche modo possono essere finanziate. Al solito, quindi, si possono ristrutturare tipologie finalizzate allo svolgimento di questa attività, si possono acquistare macchine, attrezzature, hardware, software, realizzare siti, tutto quello che in qualche modo serve per poter caratterizzare l'impresa agricola in questo senso. Per quanto riguarda le risorse disponibili su questo
su questo aspetto specifico la programmazione riserva circa 9 milioni di euro. I bandi saranno di prossima emanazione, io oggi non posso dare certezza sulla tempistica, però ci si sta lavorando e quindi a breve avremo questi bandi a disposizione per le imprese agricole. Passiamo al secondo punto, al punto 7, quindi alla misura 7, che invece abbiamo detto sono quelle, sono qui le possibilità economiche per i comuni e le società e le imprese sociali per poter in qualche modo trovare finanziamenti per realizzare alcuni interventi specifici. Anche qui questa misura che serve? Serve essenzialmente in qualche modo a migliorare in qualche modo il territorio, a rendere il territorio più attrattivo rispetto a un po' una serie di problemi che abbiamo, insomma. Quindi servizi di base, per migliorare un po' i servizi di base e per fare in modo che appunto i cittadini possano rimanere e vivere nelle aree rurali. Questo è un po' il concetto generale. Avanti per cortesia. Qui c'è tanto dentro questa misura. Quello che ci interessa però segnatamente per le finalità del nostro incontro è il punto 7.4, quindi sostegno a investimenti nella creazione e lo sviluppo di attività extra agricole. Questo è un po' il punto che ci interessa. Andiamo avanti, cos'è che riguarda quindi la possibilità di investimenti per finanziare centri logistici multifunzionali, strutture di welfare riguardo all'infanzia e alla terza età, strutture e servizi culturali, strutture e servizi per il tempo libero, e c'è anche un pezzettino dedicato un po' alle energie sostenibili. Questo bando è stato già espletato, il primo bando è stato già espletato con una dotazione finanziaria di 8 milioni di euro. Devo dirvi che sono arrivati 20 domande, potrebbero sembrare poche 20 domande, in realtà erano domande che premiamo l'aggregazione tra diversi comuni, quindi 20, però in ogni domanda ci sono diversi comuni che si sono aggregati. A fronte di 8 milioni di euro di disponibilità abbiamo richieste per circa 19 milioni di euro, per circa 20 milioni di euro, quindi capite che un terzo di queste domande verranno finanziate, le altre purtroppo per carenza di fondi non potranno essere finanziate. Mi dicevano dall'assessorato che è in procinto un po' l'emanazione di un nuovo bando di questa cosa, però probabilmente sarà riservata alle aree ricadenti all'interno del cratere, in qualche modo per venire incontro a delle esigenze specifiche di aree che sono sì disagiate, ma perché interne eccetera, cioè tutti questi i problemi che in qualche modo abbiamo già evidenziati, però a questo dobbiamo aggiungere il problema. Tre aree all'interno dei crateri, quindi che hanno subito bastanti terremoti, per cui hanno bisogno di ulteriori sostegni. L'ultima annotazione che faccio prima di chiudere, e mi rivolgo un po' ai ragazzi qui presenti, ecco la funzione un po' pedagogica della campagna, il valore educativo della campagna. Ripeto, la nostra concezione è quella di interpretarla semplicemente come un mondo in cui si produce alimenti, ma voglio dire, produrre alimenti significa anche produrre la vita. Insomma, il cibo credo che sia alla base della nostra vita, quindi è già un'attività importantissima, ma questo vorrei aggiungere l'elemento appunto della valenza pedagogica della campagna, e questo mi ricollega e mi riaggancia molto al tema che noi stiamo oggi trattando, perché vedete l'attività sociale e il cercare in qualche modo di intervenire e di aiutare fasce di popolazioni più deboli lo si può fare in contesti che poi devono essere contesti operativi che si prestano a fare questo, e nella campagna che in qualche modo molte esperienze ci dicono che nella campagna questa si trova la materializzazione e il luogo ideale per poter svolgere attività in questo senso. Quindi la campagna è il luogo dei saperi, la campagna è il luogo delle manualità in cui si può fare, si può imparare, si può conoscere, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo fatto delle esperienze, soprattutto dei ragazzi nel passato, con le fattorie didattiche, l'esperienza è molto significativa perché
Abbiamo capito che cominciare a lavorare con le nuove generazioni, con le giovani generazioni, ci consentiva di creare un filo conduttore con i futuri consumatori, che noi vorremmo sempre più consapevoli del cibo di qualità e quindi poter in qualche modo partecipare ai cicli della produzione, avvicinarsi direttamente ai cicli produttivi, significa capire l'origine del cibo e sapere apprezzare anche la qualità di questi prodotti, altrimenti la qualità rimane un concetto astratto, si parla spesso di qualità ma poi non si capisce che cosa deve essere questa qualità, e quindi questo secondo me per il mondo rurale, per il mondo agricolo, poter dialogare in maniera costante con le nuove generazioni è un fatto molto importante e consentirà all'agricoltura sempre di fare al meglio il proprio mestiere e di comunicare sempre più e di comunicare sempre meglio i concetti appunto della qualità. Vi ringrazio. E voglio solo aggiungere una cosa, visto che il dottor Di Musio nell'ottimo intervento che ha eseguito ha parlato della misura 7.4, vorrei aggiornarvi sul fatto che abbiamo presentato un progetto in partenariato col Comune di Penne per la misura 7.4 che prende il nome di Agora Vestina, che è in fase di valutazione e che attualmente nella lista dei progetti, dei punteggi autodichiarati è decimo di questi 20 progetti, perché poi in realtà i progetti sono di più, perché altri sono stati scartati nella fase preliminare per problemi di ricevibilità ed altri problemi formali. E in realtà è vero che questo bando era di 5 milioni di euro inizialmente e la dotazione è stata portata ad 8 milioni di euro, però l'assessorato ci ha assicurato che di non disperare se il progetto non viene finanziato in questo bando, perché il prossimo bando non solo riguarderà i comuni che sono all'interno del cratere, ma è stato esteso anche ai comuni che hanno avuto un evento calamitoso negli ultimi 5 anni ed uscirà a breve, da come ci hanno detto. Grazie anche per la precisazione, è bene anche sapere quali sono i successi insomma che si ottengono con questi bandi. Bene, andiamo in chiusura con il dottor Carmine Masoni, responsabile economico della Confederazione Italiana Agricoltori. Eccolo qui. Andiamo a vedere con il dottor Masoni quali sono le reti strategiche europee per la promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali. Beh, più che delle reti strategiche, io avevo preparato un intervento molto didascalico per quanto riguarda la legislazione italiana ed europea e regionale in materia di soprattutto di agricoltura sociale, però alcuni interventi che mi hanno preceduto diciamo che hanno dato già una idea ed una immagine di quella che è la realtà legislativa e normativa in Italia. Sia la dottoressa Di Vincenzo ha richiamato la legge nazionale 141 del 2015, ma poi soprattutto il rappresentante della cooperazione ha parlato di una serie di normative, la legge del terzo settore, le leggi che regolano le imprese sociali a livello più generale. Quindi anche sulla base del dibattito io penso che sia da parte mia più doverosa intervenire su un aspetto che mi sembra stia emergendo. All'interno del sociale, delle attività del sociale, poi ci entrano anche le reti probabilmente, qual è il ruolo del pubblico, qual è il ruolo dell'operatore privato? Noi in Italia negli ultimi anni abbiamo forse un po' esagerato nel recepire un concetto di sussidiarietà. I colleghi delle altre nazioni conoscono il concetto di sussidiarietà mutuato dalla normativa europea. Qual è l'istituzione che fa meglio una cosa perché è più vicina al cittadino? O quando un'istituzione vicina al cittadino è inadempiente, come surroga
l'istituzione più alta. Noi in Italia abbiamo avuto invece un concetto di sussidiarietà non verticale, ma orizzontale. Cosa fa meglio il privato vicino al cittadino e soprattutto con quali costi inferiori rispetto al pubblico? Forse abbiamo un po' esagerato di questo concetto di sussidiarietà in Italia. È vero che il concetto di sussidiarietà è nato in Italia, subito dopo l'Unità d'Italia, fine 1800, quando il Papa non riconosceva lo Stato unitario e quindi aveva detto che erano i cittadini che dovevano provvedere ad una serie di bisogni. Noi abbiamo un po' allargato questo concetto e quindi intorno a questa funzione del pubblico e del privato, in un argomento così importante come quello delle attività sociali, che costituzionalmente, per quanto ci riguarda Italia, è previsto, noi dobbiamo incominciare a rimettere un po' di ordine, anche nelle intenzioni del pubblico e nelle intenzioni dei soggetti privati. E passo un attimo al settore agricolo. Il dottor Di Musio ha detto che vi sono vari fondi europei che possono concorrere a creare una rete di occasioni e di opportunità per uno sviluppo equilibrato dell'offerta di servizi sociali sul nostro territorio. Per quanto riguarda l'agricoltura, noi da tempo, almeno come Confederazione Italiana Agricoltori, ma posso dire con le altre organizzazioni professionali agricole, abbiamo approfondito questo tema. Abbiamo una legge che è antecedente a quella nazionale. In Abruzzo l'abbiamo fatta nel 2011, devo dire grazie alla sensibilità di un consigliere regionale, Riccardo Chiavaroli, e alla sensibilità anche di alcuni funzionari pubblici. Abbiamo questa legge regionale però che oggi è datata, ha bisogno di essere riscritta anche alla luce della legge nazionale. Però sappiamo che c'è un vulnus rispetto alla legge nazionale, stiamo ancora aspettando il decreto attuativo che detti i limiti, le funzioni, gli obblighi da parte delle imprese che vogliono svolgere attività di agricoltura sociale. L'agricoltura sociale possiamo dire che si può svolgere in un'impresa agricola direttamente, è ovvio che ha bisogno di professionalità adatte. Però l'agricoltura ha un qualcosa in più, lo diceva prima Di Muzio, parlando dell'educazione alimentare, dell'educazione ambientale. Ma pensiamo ai servizi sociali, pensiamo a cosa può dare un'impresa agricola per quanto riguarda delle terapie o dei percorsi per soggetti che hanno handicap di carattere relazionale. Pensiamo alla cosiddetta pit therapy, in particolare con l'animale più bello del mondo, l'asino, che è fantastico per queste cose. L'agricoltura mette il contesto, l'agricoltura mette un ambiente che è certamente più favorevole rispetto a qualsiasi aula didattica, a qualsiasi aula che possa essere messa a disposizione di questi soggetti. Guardate che oggi pomeriggio un nostro associato, il dottor Di Berto, vi spiegherà e spiegherà agli ospiti quanto è diverso fare determinate terapie in campagna, in un ambiente, e come è diverso farlo in un altro ambiente. Ferme restando le rispettive professionalità che ci debbono essere sempre e comunque. Nella nostra legge regionale, così come in quella nazionale, chi fa come fattoria sociale queste attività ha l'obbligo di avere delle figure professionali all'interno dell'azienda. O sono dipendenti o sono professionisti a contratto, ma ha l'obbligo di dimostrare queste professionalità nella propria attività. Però da soli probabilmente non ce la facciamo come mondo agricolo a dare delle risposte e a poter offrire questi servizi. Noi come CIA abbiamo da tempo detto che c'è bisogno di una sinergia con il mondo delle cooperative sociali, perché voi avete esperienze. Voi avete professionalità,
E quindi è necessaria questa unione. Noi mettiamo un contesto, mettiamo disponibilità, mettiamo aziende, mettiamo strutture, voi mettete le professionalità, le esperienze, poi c'è il pubblico che deve trovare sì risorse, ed ecco la rete dei finanziamenti comunitari e nazionali, ma deve creare anche quei piani che consentano alle strutture pubbliche, alle strutture private, di non fare concorrenza fra di esse. Questo aspetto dell'agricoltura declinato al sociale parte comunque da alcune caratteristiche, parte dal fatto che l'azienda agricola è sempre più votata alla multifunzionalità, cioè a non produrre solo beni alimentari, ma a fare altre cose, difesa ambientale, sicurezza alimentare, fattorie didattiche, agricoltura sociale, che queste attività sono comunque connesse a quella agricola. Vuol dire che l'attività agricola deve risultare sempre, ai fini fiscali, la prevalente, perché è svolta all'interno di imprese agricole. E particolarmente queste cose possono essere fatte nelle cosiddette aree interne, nelle zone rurali, dove spesso il pubblico ha difficoltà a dare un'offerta adeguata di servizi. E noi come settore agricolo siamo particolarmente sensibili a questo, perché le aree rurali, le aree interne, se non hanno una vivibilità per le persone e per le imprese, difficilmente possono diventare momento di equilibrio, momento di sviluppo e momento di manutenzione e gestione del territorio. Vi ringrazio. Bene, ringrazio il dottor Masoni, siamo giunti alla chiusura di questo incontro e quindi insieme a lui ringrazio anche il dottor De Lucia, il dottor Di Muzio, il dottor Monticelli, dal comune di Santa Severina, il vice sindaco dottor Pietro Vigna, il professor Dell'Aquila, l'assessore Lorenza Di Vincenzo per il comune qui di Penne con il sindaco Mario Semproni, ovviamente anche Aldo Di Fabrizio, project manager del comune di Penne, e gli ospiti, insomma, rappresentanti dei paesi dell'Unione Europea che abbiamo qui oggi, Slovacchia, Serbia, Croazia e Portogallo. Grazie a tutti voi, ci vediamo, restate qui perché c'è adesso la conferenza stampa di questo incontro. Grazie di nuovo a tutti.